Buonasera telespettatori, in apertura torniamo a parlare della protesta degli agricoltori. La scorsa settimana, attraverso le immagini, vi abbiamo dato testimonianza della protesta di coloro che si definiscono traditi dalle associazioni di categoria e dal governo, di coloro che non si sentono rappresentati da nessuno, una protesta che è passata anche per Novara. Questa sera invece andiamo a Vercelli a intervistare i rappresentanti di Coldiretti e di Confartigianato, anche loro sulle barricate contro il governo e contro l'Europa per i problemi che l'agricoltura sta vivendo in questo momento delicato. Gli approfondimenti dell'argomento saranno oggetto di una puntata di Obiettivo Valsesi a Vercelli in onda sulla nostra emittente a partire da domani. Ma vediamo il servizio. Protesta degli agricoltori, naturalmente anche la provincia di Vercelli è in prima linea su questo fronte. Con noi Luciano Salvadori, direttore della Coldiretti di Vercelli e Biella. Qual è in questo momento la posizione degli agricoltori sul nostro territorio con le proteste e soprattutto su quali punti chiave soprattutto? Allora, puntiamo come Coldiretti alla tutela del reddito, dell'ambiente, del territorio e delle produzioni agricole come riso, cerealicoltura e prodotti del settore vitivinicolo. C'è la notizia proprio di questi ultimi giorni che la Commissione europea ha deciso di non tagliare più i fitofarmaci o cosiddetti quelli che vengono indicati come pesticidi. Al consumatore questo fa un po' paura, che cosa ci può dire? Insomma, è una buona notizia per gli agricoltori e per i consumatori? È una buona notizia per tutte e due le categorie perché già la produzione italiana è una delle produzioni più virtuose a livello europeo e a livello mondiale, quindi il consumatore può rimanere tranquillo perché abbiamo un prodotto tutelato e salvaguardato dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza alimentare. A livello nazionale ci sono diversi gruppi di agricoltori che non vogliono essere rappresentati da coltivatori diretti in questa battaglia perché dicono che la Coldiretti non li supporta. Qui in provincia abbiamo degli outsider? Allora, ci sono anche in provincia delle situazioni di questo tipo. Noi non presentiamo alcun tipo di opposizione a chi vuole manifestare in via autonoma. La manifestazione è legittima se fatta nel rispetto delle regole. Voi comunque portate avanti? Noi continuiamo comunque nelle opportune sedi tutte quelle che sono le azioni di tutela e di salvaguardia del reddito, dell'economia, del settore agricolo, del rispetto dell'ambiente e della tutela dell'ambiente. Per approfondire questo tema seguiteci nella puntata di Obiettivo Valsese Vercelli in onda questa settimana. La cronaca, le immagini della staffetta della Polizia Stradale Novarese che ha scortato un'auto medica adibita al trasporto di organi dall'ospedale maggiore di Novara fino all'aeroporto di Malpensa, passando per la 4 e per la statale 336. L'auto è arrivata a destinazione puntuale e ha consegnato il materiale al personale incaricato che si è occupato poi di trasferirlo con un aereo a destinazione. La Polizia di Stato mantiene dunque alto l'impegno volto a garantire le esigenze di assistenza sanitaria urgente per il trasporto anche di organi, uno dei vari compiti che la polizia e le forze dell'ordine portano avanti quotidianamente. Ed ora cambiamo decisamente argomento e andiamo al Castello di Gagliate, dove si è svolta nei giorni scorsi un'importante serata per far conoscere la sindrome Pans Pandas dal titolo Piccole vite sospese. Questa è una serata divulgativa su una malattia rara che pochi conoscono. Il tutto nasce, diciamo, non tanto per casualità, ma per una serie di circostanze. Uno dei ragazzi che viene curato in Italia, uno dei pochi, è proprio di Gagliate. Ringraziamo soprattutto la mamma di Federico, che è uno dei ragazzi che viene curato in Italia, che veramente con caparbietà è riuscita a programmare questa serata. Per me è un grande onore presentare una serata come questa, una serata divulgativa dove si fa conoscere sia alle famiglie, ai ragazzi, ma anche ai medici, quella che è una sindrome che tutti insieme i vari professionisti stanno lavorando per fare in modo che venga riconosciuta come malattia. Anche noi a Gagliate abbiamo un ragazzo che è affetto da questa sindrome
è importante fare in modo che se ne parli per conoscere questa tematica. Per Gagliate è un onore ospitare una serata come questa, perché verrà replicata in tutta Italia nel corso del 2024 e del 2025. Noi siamo qui in collaborazione con il Comune per presentare il primo documentario italiano sulla sindrome Panda Spams, che ha già ricevuto premi internazionali. Questo evento è soprattutto un evento per sensibilizzare il mondo scolastico, i pediatri, i clinici e quei genitori che ancora non conoscono la sindrome e hanno bisogno di aiuto. Continuiamo a parlare di questa sindrome, che cos'è veramente, lo facciamo con il professor Alberto Spalice. In questa importante serata si è parlato di una sindrome ai più sconosciuta, la sindrome PANDAS. Che cos'è? La PANDAS sta per sindrome neuropsichiatrica acuta post-infettiva post-streptococcica. È una sindrome definita un po' di anni fa da una ricercatrice americana, Susan Swedo. Nel 98 descrisse un gruppo di pazienti che improvvisamente dopo un'infezione avevano dei comportamenti strani, dei comportamenti neuropsichiatrici, dei disturbi ossessivi compulsivi, dei disturbi del movimento, andavano spesso a lavarsi le mani, andavano spesso in bagno, avevano dei deterioramenti nel comportamento scolastico. Più recentemente l'acronimo è stato cambiato in PANS, per cui si è capito che molte infezioni, non solo lo streptococco, possono avere un ruolo causativo. Sempre di più i pediatri ci stanno segnalando bambini con questo tipo di sindrome e spetta a noi, neurologi pediatri e neuropsichiatri infantili, indirizzare correttamente il percorso diagnostico-terapeutico, che non è mai facile. La ricerca è ancora molto da fare, si cercherà nei prossimi anni di sviluppare delle terapie appropriate e soprattutto di dare a questa sindrome il riconoscimento dovuto per far sì che le famiglie possano avere dei percorsi facilitati, possano avere l'esenzione e possano essere trattati come tutte le sindromi neuropsichiatriche conosciute fino ad oggi. Ogni paziente, ogni bambino è un caso a sé? Oppure hanno tutti un qualcosa in comune? Sì, in generale questi bimbi hanno dei sintomi che sono comuni. L'inizio improvviso, dalla notte alla mattina, un bambino cambia completamente il tipo di comportamento. Sono tutti con un disturbo ossessivo compulsivo, hanno per la maggioranza dei bimbi una sindrome ticcosa, ma il grading clinico varia. Quindi diciamo che ogni paziente è un po' a sé, pur avendo come filone, diciamo, comune lo scatenamento sintomatologico post-infettivo, che può essere lo streptococco o una serie di altri batteri o germi. Questo è un po' il denominatore comune, ma poi ogni caso è a sé, quindi deve essere trattato in maniera diversa, in maniera eclettica dal medico che poi ne prende carico. Quindi anche le cure non è detto che funzionino per tutti? Esatto, in generale se uno fa una diagnosi precoce l'antibiotico funziona bene, se uno fa una diagnosi tardiva l'antibiotico può non essere necessario e allora hai bisogno di terapie aggiuntive, che vanno da terapie complicate come sono le immunoglobuline, la plasmaferesi o il cortisone, o fino alle terapie psicologiche che sono di supporto sia per i bambini che per le famiglie che hanno difficoltà ad affrontare queste problematiche. Comunque è curabile? Sì, se viene presa in tempo. C'è un cut-off abbastanza preciso nell'età puberale. In generale i bambini migliorano attorno ai 12-14 anni. C'è un rapporto 3-1 maschi-femmine, quindi sono un pochino più sensibili i maschi. Si sta facendo molto sullo studio genetico, quindi è probabile che ci sia un substrato genetico comune in tutte queste sindrome. Ed ora ascoltiamo la testimonianza di una mamma, la mamma di Federico, al quale la sindrome è stata diagnosticata all'età di 7 anni. Ora Federico ha 17 anni e conduce una vita normale come quella dei suoi coetanei. Quando avete scoperto che aveva questa sindrome e quali sono stati i segni? Come avete fatto a capire che era proprio la sindrome PANDAS invece che qualsiasi altra cosa? Allora, Federico aveva quasi 7 anni, era in un negozio qui di Gagliate e non mi ha più riconosciuta. Non sapeva più neanche gestire le sue emozioni, il suo comportamento. Il pediatra l'ha inviato subito a Milano al Policlinico, poi è passato all'Istituto Besta, ma non trovavamo la causa di questo suo peggioramento così improvviso. Nel giro di pochissime ore lui aveva dei sintomi che non aveva mai accusato prima. All'improvviso lui aveva avuto una scarlattina curata con l'antibiotico come tutti i bambini,
e poi più niente. Dopo qualche mese poi è successo il tutto. Io navigando su internet ho trovato i sintomi, sì, che sembravano appunto quelli della PANDAS, e ho contattato il professor Spalice a Roma. Siamo andati da lui e c'è stata la diagnosi di PANDAS. Federico come sta adesso? Adesso Federico sta bene, frequenta la quarta superiore all'Istituto Fauser con anche buoni risultati, gioca a basket e una vita sociale anche con molti amici, quindi diciamo che grazie alle cure riesce a vivere la vita come qualsiasi altro diciassettenne. Diciamo che la svolta proprio c'è stata dopo le immunoglobuline che lui ha fatto in quinta elementare, e da lì pian pianino i sintomi sono regrediti e lui addirittura era stato sulla sedia a rotelle, invece adesso può giocare a basket. Nelle scorse ore in piazza Puccini ha aperto i battenti Biscottinopoli, e Biscottinopoli si sposta gratuitamente in piazza Martiri domenica per il carnevale. Il servizio. Siamo qui in piazza Puccini con i fratelli Niemen, che ringraziamo veramente di cuore per averci regalato, tra virgolette, questa bellissima piazza trasformata in Biscottinopoli, quindi una piazza delle meraviglie che aspettano tutti i bambini, quindi mi raccomando, venite tutti a visitarla. Assolutamente, ringraziamo voi, ringraziamo Re Biscottino e la Regina Cunetta e tutta l'associazione carnevalesca. Abbiamo cercato di creare un parco giochi a tema proprio per il carnevale. Resteremo qui in piazza Puccini tutti i giorni dall'8 fino al 25 di febbraio. Ricordiamo il grande appuntamento del carnevale dell'11 di febbraio, di domenica, che saremo in piazza Martiri con tantissime novità. Quindi il tempo sembra che ci sta graziando, domenica riusciremo a sfilare, quindi bambini vi aspettiamo tutti in piazza Martiri, dove Biscottinopoli si trasferirà. Assolutamente. Allora, dopo che il re avrà avuto le chiavi e darà ordine che si aprano le danze, col suo scettro magico, ricordiamo, avremo i gonfiabili gratuiti per tutti i bambini. Quindi ancora una volta ringraziamo i fratelli Niemen, e mi raccomando bambini, venite tutti, perché abbiamo preparato davvero una bellissima festa per voi. Poi anche grandi, venite a vedere il carnevale, perché sarà uno spettacolo ricco con 13 attrazioni diverse che cantano, ballano e tantissime novità. E quindi vi aspettiamo tutti. Viva il carnevale di Novara! Viva! Ciao, ciao! Ciao a tutti! Ciao, ciao! Ed ora parliamo dell'iniziativa I Custodi del Lago d'Orta. Nei giorni scorsi presso la sezione CAI di Omegna si è tenuto l'incontro pubblico I Custodi del Lago d'Orta, il Grand Tour del Lago d'Orta e la tutela del territorio. Promosso dall'associazione Sportway con il supporto della sezione CAI di Omegna, l'appuntamento è stato l'occasione per fare il punto sul progetto del Grand Tour del Lago d'Orta, il cammino escursionistico, culturale ed enogastronomico che abbraccia l'intero lago e il suo comprensorio, promosso dall'associazione Sportway ITS e da Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, per scoprire a passo lento la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua preromantico d'Italia. Una serata insomma per scoprire il prezioso lavoro di tutela ambientale e i prossimi appuntamenti, per riflettere sulle ricadute positive del cammino e sul valore del camminare nella valorizzazione del territorio e al contempo nella costruzione di un presente e futuro sostenibile e migliore per tutta la comunità. Nel corso dell'appuntamento sono stati presentati i custodi, il gruppo di volontari che sta curando il monitoraggio dei sentieri per garantire la migliore fruizione possibile del cammino nel corso dell'anno. 115 km di sentieri per scoprire la natura, la storia, i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua proromantico d'Italia. Dalle acque del lago fino ai boschi delle colline circostanti, passando lungo torrenti, attraverso vigneti e borghi ultracentenari che racchiudono piccoli tesori artistici, storie e tradizioni dell'Alto Piemonte, tutti da scoprire. Il Grand Tour del Lago d'Orta attraversa 22 comuni da una sponda all'altra del lago con 3.290 metri di dislivello complessivo. Il Grand Tour del Lago d'Orta nasce grazie al coinvolgimento e la mobilitazione di tutto il territorio, istituzioni, associazioni, produttori locali che hanno offerto aiuto operativo e una rete di 5 grandi aziende locali impegnate nei temi della sostenibilità. Il cammino è stato ideato per essere percorso in 5 giorni di trekking e 5 tappe, oppure una tappa alla volta. Tappa del torrente, tappa dei castagni, tappa dell'artigianato, tappa del granito, tappa dei vigneti.
Lungo tutto il cammino è stata posizionata la nuova segnaletica identificativa approvata dalla Regione Piemonte, adesivi rossi e bianchi sui quali campeggia la sagoma azzurra del Lago d'Orta e il nome del nuovo cammino. In parallelo è stato attivato il sito grandtourlagodorta.it. Torniamo a parlare dell'iniziativa dell'ASL di Novara Papà si diventa. Ricomincia il 1 febbraio 2024 il corso per preparare i papà in attesa e i neopapà alla nascita e alla condivisione della responsabilità genitoriale. L'offerta formativa rivolta a tutto il territorio dell'ASL si integra con i corsi di accompagnamento alla nascita dei consultori familiari, si articola in 5 lezioni attraverso esperienze guidate da esperti, psicologi, ostetriche e assistenti sociali, che si terranno in questo caso presso la sede del consultorio a Borgo Maniero in Viale Zoppi 6, la palazzina ex Sinam, piano seminterrato. Le lezioni si terranno il giovedì, secondo un calendario predefinito per favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata della coppia, fino al 29 febbraio. Per partecipare al corso occorre inviare una mail indicando la residenza al momento dell'iscrizione a mauro.longoni@asl.novara.it oppure a dmi.territorio@asl.novara.it. Un corso che in tutte le edizioni che si sono sviluppate negli anni offre l'opportunità di creare uno spazio di ascolto e accoglienza in cui i papà in attesa e i neopapà possono esprimere le loro emozioni, identificarle e avvicinarsi sempre di più al mondo emotivo del proprio figlio, oltre che essere più consapevoli e creare opportunità nella nuova dimensione genitoriale. Il corso dedicato ai papà in attesa o neopapà è una realtà consolidata che si affianca ai corsi di accompagnamento alla nascita offerti nei consultori e dal servizio psicologia, partendo dalla consapevolezza del nuovo ruolo dei padri che va ad integrarsi con la figura materna. Il servizio di psicologia in collaborazione con i consultori e il Dipartimento Materno-Infantile da anni infatti garantisce una risposta ai bisogni legati alla genitorialità e alla paternità consapevole. Il percorso formativo rappresenta un'esperienza che è entrata ormai a far parte dei servizi presenti sul territorio per dare maggiore consapevolezza riguardo alle scelte e alle azioni dei genitori per il benessere del bambino. La pallavolo, la Igor Volley Novara in finale di Challenge Cup, missione compiuta per le ragazze di Bernardi che hanno battuto in trasferta nel ritorno di semifinale il Wiesbaden per 3-7-1. L'importante era il risultato e abbiamo vinto, ci siamo qualificati per uno dei nostri obiettivi principali della stagione, la Challenge Cup. Adesso abbiamo un paio di partite del campionato italiano prima di affrontare appunto Nantes, quindi avremo un po' di tempo per recuperare un po' di energie, di allenarci e soprattutto per prepararci al meglio da un punto di vista fisico, tecnico, ma anche con la testa giusta. Siamo molto contenti l'obiettivo che abbiamo raggiunto della vittoria di questa sera, è stata un po' sofferta, quindi complimenti ovviamente anche all'altra squadra e niente, adesso ti aspetta Nantes, che dai nomi che ho visto della squadra sono comunque buoni, quindi niente, giocheremo prima in casa dove dovremo cercare di portare a casa il punteggio pieno, però intanto ci godiamo la vittoria. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.